Scuola Rodari di Pagani, dunque il plesso elementare di Piazza Sant'Alfonso, tutto tranquillo per l'intera giornata. Da come potete vedere non c'è nessuno in fila all'esterno, si sta ormai quasi per chiudere anche questa sezione. Siamo col presidente Salvatore De Prisco, una giornata comunque tranquilla. Sì, molto tranquilla direi, un'affluenza rispetto alla volta scorsa ovviamente diminuita, però il tutto si è svolto nella più tranquillità possibile tra tutti gli elettori e tra noi del seggio. Ecco, durante la giornata c'è stato comunque molta lentezza, sono venute poche persone, poi in serata c'è stato comunque un aumento, in particolare in che fascia d'orario? Sì, diciamo che per tutta la giornata c'è stato un afflusso molto, diciamo, basso anche rispetto alla volta scorsa. Tra le 7 e le 19, o meglio, e le 21, c'è stato un afflusso elevatissimo e abbiamo raggiunto la quota del 57%, 57-58%. Ormai manca pochissimo alla chiusura dei seggi, non vediamo fila, tutto tranquillo. Ci si aspettava invece che proprio in tarda serata forse c'era anche un aumento in più. Sì, forse sì, in ogni caso noi eravamo pronti, però non è arrivato il maggior afflusso, quello che si aspettava. Si è organizzati per lo spoglio abbastanza Ci veloci, siamo. in previsione, quanto pensate che possa passare come tempo per cominciare a capire un po' l'andamento? Allora, siamo carichi per lo spoglio, spero non ci siano tante schede contestate, ma non penso, anche perché il voto al ballottaggio è abbastanza semplice. Io spero in 2 o 3 ore, in 3 ore diciamo, metto un limite di finire. Ok, grazie allora a Salvatore De Prisco, presidente di questa sezione elettorale. Da parte mia per il momento è tutto, cercherò di capire anche qual è la situazione in altre sezioni elettorali, sempre qui della città di Pagani.